Uè, come va? Il video di oggi sarà piuttosto particolare, un esperimento più che altro. Vi voglio aggiornare su un paio di cose. Voglio farvi vedere che cosa ho preso da MyProtein, perché c'è una roba in particolare che di cui voglio parlarvi. E poi rispondiamo alla prima delle vostre domande, che andranno poi a completarsi, un pezzo del puzzle che andrà a completare il Q&A, che poi caricherò in completo appunto nel podcast, quindi soltanto versione audio. Perché vi sto dicendo questo? Perché ho fatto un sondaggio da poco qui sulla sezione community di YouTube e proprio voi mi avete fatto sapere, in una maggioranza piuttosto rilevante, circa un 70%, 65-70%, non mi ricordo esattamente, mi avete fatto sapere che preferite effettivamente dei video più brevi che rispondono ad una singola domanda rispetto al più canonico che stavo portando nell'ultimo anno, se vogliamo anche di più, Q&A del mese, che racchiudeva tutte le vostre domande. Quindi io cercherò di venire incontro alle vostre richieste. Mi fa piacere farlo, se posso rendere le cose più piacevoli lo faccio volentieri. Quindi risponderò ad ogni singola domanda in un singolo video, e in particolare in questo esatto video troverete il timestamp nel momento in cui andrò a rispondere esattamente alla domanda, ma come sempre cercherò di inserirla all'interno di un vloggettino un po' più easy, in cui vi aggiorno su cose e vi faccio vedere altre cose. Il primo aggiornamento importante che devo farvi vedere è sicuramente il fatto che ho aggiustato il pezzo di cui vi parlavo. L'ho portata in officina, non so se riesco a farvela vedere perché c'è la luce del comunque qui sotto è stato saldato. Non è bellissimo, però chissene, non si vede neanche. L'importante è che questa cosa regga e mi permetta di fare la leg extension in maniera un po' più solida, salda. Vi faccio vedere velocissimamente come funziona anche la leg extension, che non ve l'ho fatta vedere l'altra volta. E poi vi faccio vedere che cosa ho preso di carino da MyProtein. Qui viene posizionato il perno, o il blocco potremmo definirlo, che definisce se stiamo facendo una leg extension o una leg curl. In questo momento è costruito in modo tale da essere una leg extension. Si può anche aumentare un po' la tensione semplicemente muovendo questo, e grazie alle maniglie adesso posso fare leg extension in maniera molto molto più efficiente. Come dicevo, si vuole fare leg curl, basta togliere questo, che ricordiamo essere un pezzo che ho aggiunto io, non è esattamente un pezzo di fabbrica. Si fa così, si apre questo, si mette questo e si può fare anche leg curl in maniera piuttosto agevole. È un po' una rottura di palle questo, ma ci si fa l'abitudine per entrare e uscire essenzialmente. Possiamo riprendere il discorso unboxing che avevo proposto. Ho due pacchetti. Qua probabilmente c'è quella cosa che di cui vi parlavo prima. Non mi ricordavo di aver preso tutte queste pastiglie. Comunque, vediamo un po'. Il primo pacchettino piccolino ci propone esattamente quello di cui parlavo. Me l'hanno mandato con un po' in ritardo per il fatto che molto probabilmente non era disponibile ancora in negozio. Non è altro che estratto di ashwagandha. Che diavolo è l'ashwagandha? Il mio punto di riferimento quando faccio questo genere di acquisti, questo genere di ricerche, è il sito di cui vi ho già parlato un sacco, che è examine.com. È appunto un sito gestito da un team, un laboratorio che non ha alcun tipo di conflitto di interesse nel momento in cui va a creare un'analisi, composto appunto da scienziati, come viene scritto qui, ed è tutto quello che fanno durante il giorno: analizzare studi sulla nutrizione e l'integrazione, analizzare integratori, eccetera eccetera. Quindi assolutamente, se conoscete l'inglese, nel momento in cui avete bisogno di un'informazione inerente a qualche particolare tipo di integratore, fate un salto su examine.com. Quindi se volete approfondire in merito al poco che vi dirò,
sull'ashwagandha, vi lascio il link in descrizione alla pagina dedicata e vi potete dare una bella occhiata. Per darvi un riferimento, non lasciarvi a mani vuote, molto semplicemente sono in un periodo particolarmente stressante della mia vita, sono in cui potrei aver bisogno di qualche piccolo aiuto, oltre alle semplici azioni di cui vi parlo sempre, della gestione del sonno, dell'allenamento, dell'alimentazione, del meditare, igienizzare un po' la propria vita dallo stress. Comunque si arriva a un certo punto in cui magari si ha bisogno di qualche aiutino in più e a volte cose come queste potrebbero darti una manina sotto questo punto di vista. Qua ci sono 500 mg di estratto di ashwagandha. Dicevo, che cos'è l'ashwagandha? Va a suggerire che lavora bene nella riduzione, nel combattere lo stress e l'ansia. Addirittura potrebbe anche moderatamente aumentare la strength performance, la forza essenzialmente, la performance in termini di forza, migliorando il metabolismo del glucosio e incrementando i livelli di testosterone. Naturalmente è tutto da prendere con le pinze e come viene scritto qui, molta più ricerca è necessaria per confermare tutte queste indicazioni. La dose raccomandata è di 300-500 mg di estratto della radice dell'ashwagandha con dei pasti. Non credo di potervi dare aggiornamenti particolarmente rilevanti nel corso del tempo, ma se dovessi provare particolari sensazioni, se dovessi accorgermi di qualcosa di particolare, sicuramente vi terrò aggiornati nei prossimi vloghetti. Quindi tutto questo tempo per parlare dell'ashwagandha, vi lascio sia il link a MyProtein sia il link a examine.com in descrizione. E poi apriamo il pacco più grosso, che è quello che riguarda più che altro la mia scorta, il mio aggiornamento scorta, che mi faccio un ordine mensile e prendo le cose che mi mancano essenzialmente. Non può mai mancare il mio multivitaminico AZ, che vi consiglio sempre, lo sciroppo zero al cioccolato e al golden syrup. E poi naturalmente, dopo il video che abbiamo fatto, non potevo non ributtarmi sulle baked cookie chocolate chip, che se avete visto il video dove assaggio tutte le barrette saprete benissimo perché l'ho presa. Comunque consigliatissimo assolutamente. Mi sono ributtato sulle proteine della soia al caramello salato, perché sì, se posso buttarmi un po' più sul vegano lo faccio volentieri, senza estremizzare assolutamente nulla. Non voglio in alcun modo eliminare la carne dalla mia alimentazione, ma se posso ridurre il consumo di prodotti a base di carne, di prodotti derivati da comunque allevamento e roba del genere, cerco di farlo. E poi queste proteine sono particolarmente fighe, vi avevo già fatto vedere sicuramente in un altro video, perché a parte che sono buone, mi piace proprio il sapore, mi piace molto mischiato con il porridge e mi piace molto anche farci delle cremine, perché quando vengono mischiate con l'acqua si gonfiano un sacco e fanno un effetto un po' diverso da quello che restituisce la classica proteina del siero. Ho preso il Flav Drops al peanut butter, da provare assolutamente. Ho preso il peanut butter in polvere, che conosco benissimo, lo uso da un sacco, e con questi due assieme vi farò vedere la magica fusione per creare la crema proteica al burro d'arachidi, sicuramente ve la farò vedere. E anche basta. Io direi che con questo unboxing abbiamo finito, adesso me ne vado alla scrivania e rispondiamo alla domanda che dà titolo a questo video, che state tutti fremendo. Possiamo andare. Prova. Perfetto, abbiamo fatto anche il cambio di microfono, perché come avevo detto questa clip andrà anche nel podcast. Quindi ne approfitto anche per salutare gli ascoltatori del podcast e volevo specificare una cosa prima di partire con la risposta incredibile. E così siete al corrente dell'informazione inerente al fatto di dove lasciarmi le domande.
prima vi chiedevo di lasciarmele sotto un post dedicato su Instagram che avrei pubblicato ogni fine mese. Ora naturalmente quel post non ci sarà più perché cercheremo di spezzettare le domande nel corso del mese, appunto poi andrò io con la magia del montaggio a riunirle tutte assieme per pubblicare la formato audio. E quindi molto semplicemente per lasciarmi le vostre domande ora non dovete fare altro che andare su Instagram, seguirmi magari naturalmente e mandarmi un messaggio in direct. Mi scrivete la domanda, magari iniziando con un bel ciao Mitch, non mi offendo mai assolutamente, e io vi metterò un mi piace, vi dirò ok grazie, vi dirò perfetto, ti rispondo in video e poi naturalmente risponderò in questo modo se la domanda è fattibile da gestire in un video come questo, quindi in una clip come questa, e quindi poter dare una risposta sufficientemente figa per aiutare un po' di persone, diciamo. La prima domanda ce la fa Marzano Vincenzo. Ciao Mitch, ciao Vincenzo, e volevo porti una domanda. Attualmente mi trovo al mio fabbisogno calorico di mantenimento con una percentuale di massa grassa che si aggira attorno al 16%. Mi consigli di iniziare una fase di cutting per ridurre la percentuale di fat mass in modo tale da affrontare poi successivamente la fase di massa con minore fat mass? Oppure potrei tranquillamente iniziare la fase di massa essendo consapevole che la percentuale di fat mass si alzerà magari al di sopra del 20%? Ci tenevo a ringraziarti per i video e per le informazioni utilissime e davvero molto pratiche che ci offri sui canali social. Sei uno dei miei punti di riferimento. Ti ringrazio tantissimo, Vincenzo. Questa è una domanda che sicuramente rispecchia la grande la richiesta che vi ho fatto del farmi delle domande particolarmente specifiche che possono applicarsi anche su un parco di persone più ampio, oltre che voi stessi che ponete la domanda, e questo è esattamente ciò che viene fatto con questa domanda. Quindi ti ringrazio anche per questo, Vincenzo, per avermi ascoltato. E, allora, qui partiamo dal presupposto che si debba per forza intraprendere un periodo di massa, un periodo di definizione. E, io non sono un grande proponitore di questa metodologia di approccio all'alimentazione e all'allenamento, anche se su carta potrebbe essere quello più efficiente nel lungo termine. Il fatto qual è? Il fatto è che questa ideologia è stata creata nel momento in cui l'individuo, l'atleta, si doveva preparare per una competizione. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che aveva un periodo di off-season in cui non era rilevante la sua condizione fisica, per l'atleta non è importante farsi figo in spiaggia, ma è importante essere figo nel momento esatto in cui è sul palco. Quindi in questo contesto per lui risulta particolarmente efficiente accumulare tessuto adiposo nella fase di off-season per il semplice fatto che questo tessuto adiposo in più, questa energia in più derivata dal cibo, gli permette di esprimersi meglio in sala pesi, spingere di più in sala pesi, a discapito di tutto quello che è il contesto psicologico e fisiologico in cui andrà incontro. Perché, ricordiamo, il suo obiettivo è proprio quello di arrivare a un determinato punto in cui la sua composizione corporea è ottimale, non essere ottimale per tutto l'anno o essere mediamente o essere soddisfatto del suo fisico tutto l'anno. Con tutto questo preambolo, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che sempre la stessa cosa essenzialmente, ma semplicemente prendendola da una strada diversa. Perché anche tu, Vincenzo, se mi segui da un po' di tempo, pur avendomi posto questa domanda, sai bene o male quella che sarà la mia risposta. Da come mi poni la domanda mi fai capire che a quel 16% in cui ti trovi ora, a quel 16% non vorresti aggiungere altri punti percentuali di massa grassa. Ed è totalmente comprensibile, io più o meno mi trovo nella tua stessa situazione. Ed è proprio per questo che sto cercando di mantenere il mio peso corporeo. Su che cosa baso questo mio obiettivo? Sul fatto che sono a conoscenza del fatto che, al contrario di quello che si dice in giro, è totalmente possibile costruire, continuare a costruire tessuto muscolare magro
anche al di fuori di un surplus calorico. Non è il contesto ideale, ma è il contesto che psicologicamente potrebbe esserlo per un individuo che non si pone l'obiettivo di andare sul palco in una determinata data, diciamo, ma che invece vuole vedersi, ha bisogno di vedersi bene allo specchio per 365 giorni l'anno. E nel mio contesto questo è particolarmente utile perché è il mio lavoro e ho bisogno di magari avere l'addome in vista, magari avere qualche tipo di rilevanza muscolare per tutto l'anno. Per un individuo più comune, tra virgolette, per la persona comune, risulta invece essere una scelta particolarmente interessante nel momento in cui psicologicamente ha bisogno di sentirsi, di vedersi bene allo specchio per tutto l'anno e non vorrebbe accumulare troppo peso durante l'anno. Al contrario, sì, sarebbe fantastico rimanere sempre all'8-10% di massa grassa e vedersi sempre bene allo specchio, ma capiamo bene che non è una cosa fisiologicamente fattibile, perché entrerebbero in giochi troppi sbilanciamenti, specialmente a livello ormonale, specialmente a livello proprio fisiologico, che non sarebbero sostenibili nel lungo termine. E quindi il consiglio è quello di cercare una composizione corporea che ti permetta di rimanere esattamente in quella stessa posizione e da lì migliorare il proprio corpo nel tempo senza avere fretta e concentrandosi molto di più su quello che è l'allenamento piuttosto che il cosa sto mangiando, quanto sto mangiando. Creare, ripeto, questo surplus calorico è comunemente associato in nutrizione sportiva alla fase in cui si cerca appunto di ottimizzare il processo di costruzione muscolare. Questo è un'associazione validissima, tecnicamente validissima, ma in realtà l'energia, diciamo, per attivare il processo di costruzione muscolare non deve per forza di cosa essere ottenuta da fonti esogene, dal cibo. Questo si è constatato più volte, specialmente in individui che sono il classico elenco che si fa, in individui novizi, in individui che riprendono dopo un periodo di stop, che hanno una alta percentuale di massa grassa, che fanno utilizzo di sostanze dopanti, ma non si tiene mai in considerazione l'ultimo punto della lista, che è atleti anche intermedio avanzati, anche se in entità molto minore. Ed è proprio su questo punto che baso tutta la mia discussione. E per massimizzare il processo, assolutamente sì, sarà necessario un surplus calorico, ma col surplus calorico entrano in gioco tanti aspetti, soprattutto psicologici e anche fisiologici. Dipende da che quantità bisogna raggiungere per accumulare peso corporeo. Ma massimizzare il processo non vuol dire che è l'unico modo per ottenere un determinato risultato. Quindi è vero che sarebbe falso dire che il surplus calorico non è il modo ottimale per costruire tessuto, perché per definizione surplus calorico ci permette di costruire tessuto, ma non è l'unico modo per costruire muscolo, per costruire tessuto magro. Quello che ti consiglio io quindi, Vincenzo, è di guardarti allo specchio e percepire dalla tua giornata se quello che stai facendo è sostenibile nel lungo termine. Saresti capace, senza particolari restrizioni, a mantenere la tua percentuale di massa grassa al 16%? Può essere considerata una percentuale di massa grassa per un uomo particolarmente salutare da mantenere e non dovrebbe crearti alcun problema dal punto di vista energetico, dal punto di vista ormonale e dal punto di vista sociale anche. Quindi, come ti trovi in questa percentuale di massa grassa? Come ti vedi allo specchio? Se ti vedi bene e non vuoi accumulare tessuto adiposo, il mio consiglio è semplicemente quello di tenere questo peso corporeo e concentrarti molto di più sull'allenamento. Migliorarti con l'allenamento, perché c'è sempre da migliorarsi, non si è mai avanzati al livello 100 su 100, ma si potrebbe cercare di avvicinarsi sicuramente a quel livello. A mio modo di vedere le cose, sempre se non si è atleti che si preparano per andare sul palco, considerare il surplus calorico solo nel momento in cui ce n'è lo stretto bisogno per situazioni estreme in cui magari è necessario proprio accumulare peso o per situazioni in cui magari l'allenamento risulta essere intaccato da un introito calorico non sufficiente appunto per sostenere un volume sufficiente, un'intensità sufficiente, una qualità del lavoro sufficiente. Quindi la mia argomentazione è: perché non smettere di focalizzarsi sulla quantità di cibo, ma invece focalizzarsi molto di più sulla qualità del lavoro che si porta in sala pesi? Quindi sfruttare al meglio ciascuna serie allenante, fare in modo che le serie allenanti contate non siano realmente serie allenanti e non siano semplicemente un conteggio fatto a caso per dire che mi sto allenando secondo la letteratura scientifica. Ecco la mia risposta alla tua domanda, quindi, Vincenzo. Rimani al 16%, perché no?
vuoi essere più definito, prova a scendere. Prova a scendere se ti trovi bene a quella percentuale di massa grassa, quando ti vedrai bene allo specchio, la percentuale di massa grassa più bassa, mantieni quella percentuale. Se non ti troverai bene, torna al 16. Non ti trovi bene al 16, arriva al 18, al 20, ma trova una percentuale di massa grassa in cui stai bene e da lì punta tutto sulla sala pesi e vedrai che i risultati non tarderanno assolutamente a arrivare, sia a livello psicologico sia a livello fisiologico. Io con questo concludo. Vi ricordo quindi di lasciarmi le domande in direct su Instagram, io le prenderò, farò uno screenshot, me le salverò da qualche parte e poi potrò rispondere in video come questi. In conclusione probabilmente cercherò di inserirle o in mezzo al video, comunque avrete sempre il timestamp per avere il riferimento pratico di dove andare a trovarla dall'interno del video. Vi ringrazio per la visione, vi chiedo gentilmente come sempre di fare quelle cose da social tanto simpatiche all'algoritmo di YouTube. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e una buona serata e ciao, grazie.